se sogni da sempre di vivere sotto le palme e al mare, e quindi di non vedere più l'inverno, ma di vivere costantemente con un'estate super piacevole, non perderti questa intervista perché oggi parleremo di un paradiso tropicale. Parleremo di come si vive in Costa Rica. È il paese più stabile del Centro America a livello politico, ne parleremo a 360 gradi e intervisteremo Virgilio, che ha più di 50 anni che vive là e quindi è un esperto del Costa Rica. Grazie alla sua dedizione, al suo impegno e al suo lavoro, a cui ha dedicato tantissimi anni, portando addirittura l'italianità in alto là, quindi poi lo scoprirete vedendo l'intervista, ha ricevuto addirittura dei riconoscimenti importanti da parte del nostro presidente della Repubblica Mattarella e poi è molto conosciuto là per questo lavoro che fa e ovviamente ci ha parlato di tutto e per tutto di come si vive in Costa Rica. Scoprirete che è un paese adatto sia ai pensionati che alle famiglie che a chi è solo o è in coppia. Io non vi aggiungo altro, vi lascio all'intervista e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao Virgilio, come stai? Tutto Benissimo! Come va Riccardo? Bene, bene. bene, grazie. Com'è lì in Costa Rica? Bene, bene, benissimo. Te dove sei di Benissimo. preciso in Costa Rica? Io sono nella parte centrale del paese, in una cittadella che si chiama Curridabat, che è praticamente attaccata alla capitale San José. Ah, E ok. quindi sto in montagna a circa 1300 metri di altezza. Ah, senti te, allora stai in montagna. Bene, All'inizio stavo al mare, sì. insomma, è un piacere averti ospite qui con noi a Italian Globetrotters, veramente un grande onore per noi. Oggi, insomma, Virgilio ci parlerà un po' di come si vive in Costa Rica e anche della sua storia. La sua è una storia incredibile. Pensate che Virgilio ha conosciuto anche il presidente del Costa Rica, ha ricevuto un premio importantissimo dal presidente della Repubblica Mattarella, insomma, è una persona che ha fatto tanto per il nostro paese e ha avuto appunto anche grandi riconoscimenti portando in alto l'Italia e tutti gli italiani. Ora poi ci spiegherà tutto Virgilio nei dettagli. Quindi non ti voglio rubare più tempo e vogliamo sapere un po' di te. Ecco, presentati un po' da dove vieni e come hai fatto ad andare lì, perché insomma, a quanto abbiamo letto dalla tua storia sul sito dell'ambasciata italiana, sei stato insomma uno dei pionieri che è andato in Costa Rica tanti anni fa. Sì, con piacere. Sì, sono circa 51 anni che sono qui, un bel po', eh? Bel po'. Sono diventato vecchio in Costa Rica. Comunque, sono venuto qui, qua ero giovane, avevo 24-25 anni, sono di Fregene, vicino a Roma, e i miei genitori erano del nord Italia. Mio padre era di Treviso, della zona del Prosecco, famoso vino, e mia madre veneziana. Vivevamo a Fregene, mio padre faceva l'imbianchino, anch'io lo aiutavo. Così, erano gente normale, come tutti. Soldi pochi, insomma, pure. Ero uno dei tipici ragazzi di spiaggia, come si dice. Ero anche un po' ribelle nel fatto politico, e quindi alla fine ho detto me ne vado. Tutti mi dicevano, ma tu scappi, eccetera. Io non sento che sono scappato, io sento che sono venuto a incontrarmi. Comunque, Ecco. vabbè, io sono molto amante della natura e quindi fin da bambino sognavo con le piante, le cose, volevo diventare scienziato e alla fine poi ci sono riuscito. Siamo arrivati in Costa Rica nel 5 dicembre del 72, dopo un'avventura che non ti dico, insomma, sorvoliamo. E siamo andati in Playa de Panamá, che è una spiaggia in Guanacaste, nel Pacifico, che avevamo comprato prima dall'Italia attraverso delle collaborazioni di funzionari dell'ambasciata del Costa Rica in Italia, a Roma. E quindi siamo arrivati tutti e quattro, io, mio fratello, mio padre e mia madre. Abbiamo cominciato su sta pezzo di terra, qui si chiama Finca, chiamiamola Finca d'ora in avanti. Avevamo disboscato, una, non ti dico, una roba, una cosa, un lavoro enorme. C'era un pozzo solo manuale, così a tirare l'acqua con i secchi, una cosa incredibile. Comunque, sono arrivate le prime viti dall'Italia, abbiamo piantate e via. Sono venute queste prime 10 varietà, la prima uva che abbiamo prodotto subito, perché eravamo un po' intraprendenti noi, un po' così, senza paura, capito? E siamo andati direttamente dal ministro dell'Agricoltura con l'uva. Mio padre ha fatto il cestello perché lui è bravo con i vimini, fatto bene, l'ho messo dentro l'uva, sono andato dal ministro dell'Agricoltura, tutti dicevano, ma siete matti? Allora ha portato l'uva, il ministro è impazzito, ha chiamato i giornalisti, perché a quei tempi proprio, guarda, l'uva adesso ai tropici più o meno si fa,
Però a quei tempi era proprio una cosa impossibile. E dopo circa una settimana siamo andati dal Presidente della Repubblica, io e mio fratello, sempre con l'uva, e il Presidente della Repubblica ha fatto un accordo col governo degli Stati Uniti per finanziare un progetto di appoggio all'uva. E io sono diventato il direttore scientifico di questo progetto a 25 anni, pensa un po', cioè, ma quale scienziato? Io c'avevo mica l'università. Comunque abbiamo fondato una cooperativa, cioè mi sono messo a fare pubblicità con tutti gli abitanti del luogo, li ho riuniti, li abbiamo organizzati, addirittura ho fatto una cooperativa con più di 300 contadini. Incredibile, sì, davvero, Incredibile. in 6 mesi, ognuno con un po' di piante d'uva, e così io gli insegnavo, eccetera, poi sono diventato professore al liceo lì, agricolo, che insegnavo pure lì. Lavoravamo anche con l'Università di Davis in California, che è famosa per l'uva, collaborava con noi. Abbiamo provato 350 varietà, delle quali 3 o 4 servivano abbastanza bene, però a un certo punto, niente, abbiamo scoperto una malattia, scoperto, non l'abbiamo scoperta noi nel senso che già si sapeva che esisteva, però non si sapeva che stava in Costa Rica. E in Costa Rica invece è proprio endemica, cioè è di qua, cioè è impossibile toglierla, capito? È una malattia che si chiama Xylella fastidiosa, che anche in Italia è arrivata, dal Costa Rica è arrivata in Italia, e sta ammazzando tutti gli olivi in Sud Italia. E adesso sta cominciata a attaccare le viti in Spagna, in Corsica, eccetera. È una malattia che non è curabile, si può più o meno limitare, però diciamo non è curabile. E allora a quel punto ho detto io, bene, il progetto non è servito per far vedere l'adattamento dell'uva europea ai tropici, però perlomeno è servita per sapere che in Costa Rica c'è questa malattia. Quindi a questo punto ho detto qui bisogna continuare per conto mio e ho continuato ibridando, incrociando le viti selvatiche tropicali del Costa Rica, perché ci sono viti nel bosco che sono completamente immuni a tutte le malattie del luogo. Quindi incrocio quelle con le nostrane e ho tirato fuori l'uva tropicale, funzionalmente tropicale, che resiste, è immune pure a questa famosa xylella, ha caratteristiche delle nostre viti, più le caratteristiche della resistenza delle viti di qua, le quali tra l'altro non hanno sapori strani, sono solo acide, quindi le uve che vengono fuori vengono con i sapori della nostra uva. E una volta che tu, insomma, sei riuscito ad avere un'uva che non sia tanto acida, è perfetto, non c'è problemi. E quindi sono immuni o almeno resistenti a questa malattia. Quest'uva, tra l'altro, potrebbe anche eventualmente servire anche in Italia, specialmente Sicilia, dalla Sicilia, centro Italia, perché si sta tropicalizzando l'Italia. E poi se arriva anche questa malattia, se si diffonde, almeno c'è quest'uva qua che è resistente, è abituata al caldo. Potrebbe essere una riserva, diciamo, biologica importante anche per il Mediterraneo. E quindi questa è un po' tutta la storia. Poi dopo, a un certo punto, bisognava pur vivere di qualche cosa, con gli esperimenti non si vive. E quindi ho cominciato a lavorare, sono tornato in Italia con i miei genitori, a Fregene, sono andato a lavorare con una società di assistenza tecnica della Lega delle Cooperative, ho preparato un progetto per il Nicaragua a quei tempi, che adesso è una dittatura, lo sappiamo tutti, comunque, vabbè, e abbiamo vinto. E quindi io sono andato come direttore per l'Unione Europea di questo progetto in Nicaragua. E lì ho cominciato la mia carriera con l'Unione Europea. Durante 40 anni sono stato direttore dei progetti di sviluppo in Centro America, aiutando a 2 milioni di contadini poveri in 40 anni. Cavolo. Mattarella, sulla base del mio curriculum, diciamo, mi ha dato questo, non è solo per l'uva, sia per il mio lavoro con l'Unione Europea, sia per la scoperta scientifica dell'uva tropicale, le due cose insieme. Quindi, diciamo, è un premio alla mia vita. Come ti ha premiato Mattarella, commendatore? Commendatore è un titolo che è più alto di cavaliere. È uno dei più alti, infatti, per poter essere premiato come commendatore non è sufficiente la firma del presidente, ci vuole anche la firma del primo ministro, capito? E Voi. quindi a quei tempi ha firmato Mattarella e Conte, perché Commendatore dell'Ordine al Merito della della Repubblica. Repubblica. Insomma, è un bel riconoscimento, è tanta roba. Cavolo, è alto, sì, È alto. è altissimo, sì. Ma questo lavoro qui nelle vigne, nell'uva, è per te una passione o era già una cosa di famiglia? Tutte e due le cose. Era di famiglia nel senso che i Vidor vengono da. C'è un paesino che si chiama Vidor vicino lì a Treviso, però in realtà mio padre era di Col San Martino, provincia di Treviso, nelle Prealpi Venete, dove si fa il prosecco. Quindi la famiglia mia sono viticoltori da sempre.
È una Ah, roba ecco. genetica ormai, sono i geni proprio, eh. Quindi il tuo lavoro, diciamo, tutta questa sperimentazione che ti hai fatto potrebbe essere poi una speranza e una salvezza per le uve nostre nel caso venissero colpite da questa malattia anche qua in Italia. È una possibilità, la certezza quella si dà solamente poi con la ricerca, con le prove, però è completamente logico. Cavolo, senti là che storia, ragazzi, Virgilio. Qui c'è 50 anni di esperienza in Costa Rica e poi insomma sei sempre stato fra le vigne, te praticamente. Sempre, tutta la vita, sì. Sempre, Per me la vigna, la uva, il vitigno non c'ha segreti. Se io vedo una pianta d'uva, capisco tutto subito, c'è proprio un dialogo. cioè, Sì. vorrei vedere dopo tutti questi anni, insomma, poi si vede che sei appassionato. Quindi te hai sempre fatto, diciamo, questo tipo di lavoro qua. Sì, a parte quando ero giovane, lì in Bianchino, e poi ho fatto il direttore di progetti di sviluppo, capo dell'assistenza tecnica di lungo termine dell'Unione Europea durante un sacco d'anni. E quindi quando io facevo quel lavoro, l'uva era la mia passione, cioè ho continuato. E perché io viaggiavo ai vari paesi d'America Centrale, 7 anni in Honduras, altri 6-7 in Nicaragua, altri in Costa Rica, poi in Nicaragua un'altra volta. Cioè, capito? Quindi io mi muovevo, però ogni volta che mi mandavano da una parte, mi mandavano vari anni e quindi io mi portavo le mie viti e Certo. continuavo a sperimentare. E senti, riallacciandomi a questa cosa, insomma, che per te appunto il lavoro è stato questo, ti volevo chiedere per chi volesse venire a lavorare lì in Costa Rica, come deve fare? Intanto se ci vuole un visto per lavorare lì oppure no? Sì, diciamo, la situazione lavorativa in Costa Rica è in miglioramento perché insomma c'è stato anche un recupero dal Covid in poi di circa 183.000 posti di lavoro, però si consiglia di avere un'offerta di lavoro o avere anche competenze professionali insomma un po' più elevate prima di trasferirsi perché le leggi locali favoriscono il personale locale. Però se tu hai una bella qualifica non importa mica che sei straniero. Però se tu vieni qui a fare il barista è un po' difficile, preferirebbero loro prendere i locali per certi lavori un po' più Lavori come può essere, non so, il lavori muratore, comuni, gli esatto. elettrici, questi lavori qua, ok. E se anche uno viene a lavorare lì per un'azienda, faccio per dire, gli ci vuole comunque un visto lavorativo che rilascia al paese. Non è che uno può venire e dice voglio E il lavorare visto per lavorare in Costa Rica i cittadini stranieri devono ottenere un permesso di lavoro. lì. Ok, ci vuole il Ci visto. vuole il permesso? Sì, ci vuole un visto, ci vuole un visto. Insomma, l'importante è avere un'offerta di lavoro, quello è molto importante. Con l'offerta tu fai il modulo e il modulo sei appoggiato anche dal datore di lavoro, da quello che ti vuole contrattare, hai capito? Certo. Non è complicato. Se ti vogliono, Ora, ti fanno il visto. sì, perché il datore di lavoro deve anche in una certa maniera garantire per te. Ma lì le persone, diciamo, che fanno lavori come si stava parlando ora, lavori normali da operaio, così, come sono lì gli stipendi? Nel senso, quanto guadagna mediamente una persona lì in Costa Rica? Non guadagnano male. Bisogna anche prendere in conto che qui, diciamo, la vita costa un po' meno che l'Italia e quindi tutto relativo, anche se il salario qui è minore che l'Italia, però si spende anche meno. Quindi alla fine tutto si compensa. Sì. Diciamo che qui un lavoro normale, che ne so, un elettricista, un operaio, una cosa così, guadagna intorno ai 1.000 dollari, 800 dollari, che non è male, Non è male, no. diciamo, va bene. Ti spiego, la Costa Rica rispetto ai paesi dell'America Centrale è la più cara, però anche così costa meno dell'Italia. È la più cara, ma perché anche insomma c'ha delle garanzie, un tipo di vita che non è mica come negli altri paesi, tutte dittature, un casino, una cosa, mica scherzi. E poi addirittura paesi pericolosi. Poi dopo, invece, se tu hai un titolo di studio universitario, diciamo, o specializzato, già stiamo a parlare tra 1.000 e 2.000 dollari, cioè non è male. Non è 1.500. male. Io ho i figli, per esempio, che hanno i loro lavoretti così, sono giovani, laureati, non è che gli diano un sacco di soldi, però tranquilli, loro se guadagnano il loro bel salario, hanno la Vivono loro bene. casetta, stanno bene, tutto a posto, c'hanno la macchina. E se invece uno volesse venire lì per aprire un'attività in proprio, tipo aprire un ristorante, aprire Come happy no? o no? Chiaro che lo puoi fare, e qui si fa, però c'è una, chiamiamolo visto d'affari, diciamo un visto Sì. Investitore, d'affari, inversionista si chiama qua, che sarebbe come investitore. Quindi loro ti chiedono un piano aziendale, una prova di stabilità finanziaria, perché tu non puoi, io vengo a investire i soldi.
faccio una grande impresa, e beh, dimostramelo un po', se c'hai qualcosa o no, se no, dice, ma chi è sto pellegrino, capito? Cioè, insomma, Certo. sì, perché a Roma si dice che quando uno è un pellegrino, Pellegrino. e quindi c'è questa possibilità, capito? Ovviamente devi dimostrare che c'hai dei soldi depositati, lo chiarirà la banca, cioè non lo so, non sono mica esperto di queste cose. E poi dopo, insomma, uno all'ambasciata costarricense d'Italia chiede, no? Certo. Anzi, lo raccomandano, certe pratiche è meglio iniziarle fin da lì, così quando arrivi qua, arrivi senza problemi. E se uno appunto mettiamo che apre un'attività e va tutto bene, no? Però vuol capire uno come tassazione quanto paga, perché qua in Italia si paga un monte di tasse. Lì com'è la tassazione? Bassa? La tassazione in Costa Rica è considerata complessa, diciamo, cioè è un paese di tasse e tassette, capito? Un po' come l'Italia, però le tasse non sono alte come l'Italia, cioè la scala, diciamo, di tassazione è più favorevole, diciamo, qua. Io credo che sei esente dalle tasse se guadagni meno di 4.500 dollari, non parlo di guadagno totale, Di se c'è un utile, sì, utile, 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 utile. ecco. Se c'è un'utilità minore di 4.500 dollari all'anno, utilità che sono la maggior parte delle famiglie che hanno un lavoretti così, che Certo. guadagnano poco, non paghi le tasse. Se c'è utilità maggiori, cominci a pagare tasse, però prima pagando pochissimo, poco, niente. E tra l'altro poi scarica un sacco di fatture, fatturette, eccetera, per Buono. cui, capito? E diciamo, poi si arriva a un certo punto che uno arriva massimo a un 20-30%, non è che sia molto di più. Ah, poco allora, buono. No, È la capito? metà di qua. Esatto, più o meno la metà. I ricchi, le grandi imprese, pagano molto meno le tasse che in Italia, anche se pagano più della persona normale, in percentuale. Se uno viene qui e l'impresa gli va bene, si arricchisce, perché le tasse che paga sono meno che in Italia. Certo, per quello conviene. Volevo capire quello perché qua si Sì. paga talmente tante tasse che insomma c'è da lavorare Lo so, in tanto, eh. Italia infatti tra un po' ci sarà la tassa sulla respirazione. Sì, tassano tutto qua. E poi c'è anche da dire che non è un paradiso fiscale, cioè è un paese che sta immerso tra i paesi con tasse alte, tipo Italia, Svezia, tutti questi paesi, e i paesi in cui le tasse praticamente quasi non esistono, che però sono un po' troppo liberali in questo senso. È una via di mezzo per cui paghi meno tasse che in Italia, però non è un paradiso fiscale. Anzi, hanno fatto una legge ultimamente che tassa solo i redditi e i beni situati in Costa Rica, cioè che provengono dal Costa Rica. Ah, ok. Quindi i soldi che uno si porta dall'Italia, tu li puoi portare, se li porti illegali, non c'erano problemi. Cioè, è un paese che in questo senso è un paese pulito. Prima non lo era, però è cambiato un po', ha migliorato in questo senso. I paradisi fiscali alla fine vengono isolati. Comunque, insomma, anche se non è un paradiso fiscale, le tasse sono basse e sono giuste, diciamo, tasse vanno pagate, tasse giuste. Senti, per quanto riguarda sempre il discorso del lavoro, se uno viene a lavorare lì, è bene che impari lo spagnolo oppure anche se sa l'inglese, se la può cavare lo stesso per lavorare Te la puoi cavare con l'inglese, però è ovvio che insomma lo spagnolo prima o poi lo devi imparare. Però ovviamente se sai solo l'inglese non hai accesso a tutti i lavori, hai capito? Solo a certi lavori specializzati in cui devi parlare inglese. Costa Rica è uno dei paesi dove si parla più inglese in Centro America. L'inglese lo studiano tutti fino alla prima elementare. È un paese, non è bilingue, però presto ci arriverà. Che poi tra l'altro c'è una curiosità che volevo dirti, che è bene che sappiano tutti i nostri connazionali, Ecco. che in Costa Rica c'è un sacco di gente di origine italiana, Sì, cioè Costa Rica c'ha almeno il 15% della popolazione, c'ha cognomi di origine italiana, Sentite. almeno il 15%, forse anche di più. Ci sono state tante ondate di arrivo di italiani fino dal 1800 e poi dopo ogni qualche decennio venivano. E addirittura c'è tutta una storia di una colonia italiana che venne al principio degli anni 50, alla fine degli anni 40, che vennero a colonizzare un territorio al sud della Costa Rica, un posto che era una giungla completa. Quindi sono arrivati con le donne, con i bambini, ma un sacco di gente, non so se erano centinaia, una cosa incredibile.
e hanno fondato un paesino che si chiama San Vito. Hanno disboscato, hanno piantato il caffè, è una delle più grandi piantagioni di caffè della Costa Rica, adesso lì, però hanno anche mantenuto un'armonia con la natura, cioè è un paesaggio in cui tu vedi un po' di tutto, capito? Comunque, è una cosa incredibile quello che hanno fatto. Italiani. E gli italiani è quello che hanno sofferto. E quindi sta la famosa San Vito, e adesso tutte le scuole di San Vito per legge è obbligatorio insegnare l'italiano fin da piccoletti, bambini. Quindi è una specie di piccola Italia, nel senso che Costa Rica è l'unico paese, non so se di tutta America Latina, però credo di sì, in cui, anche se è in poca parte del territorio, la lingua italiana è considerata lingua ufficiale. Ah, sentite. Ha stabilito ufficiale. Quindi il governo della Costa Rica ha dichiarato che lo spagnolo e l'italiano sono le due lingue ufficiali. L'italiano parlato dall'1% e lo Vabbè, però. spagnolo dal 99%, Sì. però è ufficiale, hai È capito? ufficiale, certo. Ovviamente l'inglese poi non è ufficiale, però è parlato quasi da tutti, pure abbastanza, insomma. Bella questa curiosità, grazie che ce l'hai detta, almeno si sa anche noi. E invece per un Sì. pensionato, se volesse venire a vivere lì, te lo consiglieresti? Sai quanto paga di tasse sulla sua pensione? Che la tassazione dipende dal modo in cui la pensione viene accreditata. Se la pensione viene accreditata su un conto italiano, la tassazione rimane invariata. Però Ok. se viene accreditata un conto in Costa Rica, dipenderà dai trattati fiscali tra la Costa Rica e l'Italia. In termini generali non sono tassate, diciamo. Tu basta che lo dimostri, io sono un pensionato, addirittura esiste una tipologia di residenza per pensionati. Tu Sì. dimostri che lo Stato italiano o la banca in Italia dichiarano che tu sei pensionato, guadagni X soldi e basta, nessuno ti tocca, non paghi tasse, Ah, capito? ottimo. E per un pensionato, se vuole pensionarsi e avere la residenza come pensionato, stiamo parlando intorno che loro ti chiedono almeno 900 euro, devi dimostrare che ricevi. Ah, ok, bene questo. Circa 1000 dollari, insomma. Deve essere un minimo di E che li pensione, ricevi dal tuo paese di origine. Quindi con quei 900 euro là, tu c'hai la residenza, te la danno. Ah, una cosa molto importante è che nella famiglia o una coppia che viene da anziani a vivere qua, che ce ne vengono tanti, solo uno dei due deve dimostrare che riceve i 900 euro. Ah, buono. E non sono 900 per uno, non è 900 a cranio, come diceva Roma. Per il gruppetto, 900. Quindi è Insomma, è già buono, più cioè, fattibile, capito? certo. Perché il primo fa la residenza e è pensionato, e la seconda persona che sta insieme fa la residenza per riunione familiare. Ok. Capito? Beh, questa informazione sarà utile a tanti pensionati. E i pensionati devono rimanere nel paese, se no perdono la condizione, almeno 4 mesi l'anno. Ah. Devono stare in Costa Rica. Se tu vieni in Costa Rica per starci un mese, insomma, che No, ti dà la pensione per stare in Costa Rica un mese, non ho capito. Cioè, no, non, infatti, non capito? torna. Cioè, è strano. Questa è una formazione importante, questa sarà utile a tanti. Ma te ne Ma conosci di italiani che sono venuti lì in pensione? Ce ne sì, ne sono? conosco tanti. Ce ne sono, Sì, ma come no? Io la pensione non la prendo perché tutta la vita mia sono stato consulente e quindi i consulenti non hanno pensione perché non sono dipendenti. eh. Ho fatto l'errore che io non ho mai pagato niente all'INPS e quindi io la pensione me la faccio vendendo piantine d'uva, bottiglie di vino e così mi diverto. Oh, che vuoi fare? Alla fine, insomma, ci sono delle entrate che sono anche simpatiche a volte, non è che, insomma, va bene. E senti, per quanto riguarda il vivere lì, no? Come si diceva prima, si è parlato del lavoro, chiaramente va rapportato poi il guadagno anche al costo della vita. Com'è la qualità di vita lì? Cioè, in base anche al costo della vita, è un costo della vita che anche lì è aumentato negli ultimi anni, è molto più basso dell'Italia. Com'è lì? Il costo della vita è il più alto in Centro America, però il più basso dell'Italia. La qualità io la considero buona, con un costo della vita relativamente basso rispetto ad altri paesi. Stimo che una persona possa vivere comodamente con circa 15.000 euro all'anno, Buono. più o meno, comodamente. E gli affitti partono dai 100 euro al mese, che è basso, però attenzione, se tu vuoi. Insomma, una casa 500 in su, anche 1000, cioè, capito? Quando Ok. parlo di 100 euro è una casetta normale per un costaricano di classe media-bassa, capito? Cioè, sto dicendo a partire da, non è una media quello che ti ho dato, 100 è il minimo assoluto, bisogna prenderlo con le molle Dipenderà anche perché dalla insomma. zona dove uno va, no? Dove vive. Esatto, a seconda dell'area, per esempio con gli appartamenti in città,
vanno dai 700 ai 2000 dollari al mese. Vedi. Poi approfitto e ti dico i costi in generale, altri costi. Le tariffe, per esempio, per l'elettricità sono tra i 13 e i 28 centesimi di dollaro al kilowatt, a seconda del consumo. Cioè, se per esempio tu consumi tanto, devi pagare più per kilowatt. Se consumi meno, ti premiano facendoti un prezzo più basso, capito? Ho preferito non darti una media, perché è difficile, insomma, fare una media sulle case, quanto consumano. Io, per esempio, ho una casa grande, ecco, è molto grande, poi non sono assolutamente un risparmiatore, cioè, sono un po' casinaro su queste cose, dico la verità. C'ho sempre con la luce accesa, sempre comunque, vabbè. Poi c'ho vari frigoriferi, perché devo guardare i vini, devo guardare le talee delle viti per farle mantenere fresche, eccetera. Quindi io spendo di più. Io a casa mia spendo 200 dollari al mese di luce, che è caro in Costa Rica. Io ho una casa di 400 metri quadrati. Vedi, allora certo. In sintesi di tutto quello che abbiamo parlato, la Costa Rica offre opportunità per lavorare, ovviamente. È un paese che l'economia funziona, cammina, capito? Uno può avviare un'attività, non occorre essere un ingegnere o un laureato per fare qualcosa in Costa Rica. Per esempio, se tu sei un bravo idraulico e fai un'impresa dei idraulici, puoi fare un'impresa di qualsiasi tipo, ristoranti, che quelli magari sono un po' troppi, i ristoranti italiani, comunque, tutti fanno ristoranti. Ci credo. E tutti sono migliori degli altri, guarda, ognuno è meglio di tutti, comunque. Immagino. Allora, vabbè, ma è così, sai. E se uno la casa, insomma, se la volesse comprare lì, quanto costano le case? Dipende dal tipo di casa. Se tu vuoi una casetta con un giardinetto, quindi la casetta classica, eccetera, non l'appartamento, perché adesso qui cominciano ad essere di moda gli appartamenti sui palazzi, da noi la gente li abbandona, qui invece le moda, le torri le chiamano, eccetera, l'appartamento, comunque, vabbè, che sono carissime, incredibile. Invece la casetta tradizionale col giardinetto è una roba che la puoi comprare con 100.000 dollari. Buono. Qua costa sì, molto. Insomma, la casetta, parlo di stanze, salotto, due bagni, un bel giardinetto, il garage, non lo vedo male. Sto parlando della zona centrale, cioè, capito? Se poi vai in campagna, ovviamente meno. Certo. Al mare è caro, il mare è un po' caro. Sul mare è caro. Sì. Tanti magari sognano la casina sul mare in Costa Rica, ma lì c'è da spendere. Se può fare, però tanto di fronte al mare no, perché è demanio marittimo. Ok, non si può. Però ti danno il permesso, però devi sapere che non è tua, è perché è demanio, ti danno il permesso dura non so quanti anni, poi si rinnoverà, sì. Se lo vanno a rinnovare, perché bisogna vedere poi il futuro, uno non sa come cambia la politica, le cose. E se no, se invece vuoi avere una casa al mare, niente, te compri un pezzettino che sia a 200 metri dal mare, fuori dal demanio. Cioè il demanio sono 200 metri dalla linea dell'alta marea. Quindi alla fine anche se al chilometro è una stupidaggine, cioè va bene. Sì, appunto, è lì. Più ti allontani e meno costa. Se tu vai a 1000 metri dal mare, una roba così, sono cifre molto abbordabili, considerando i prezzi da noi in Italia, capito? E invece per dire la spesa, per mangiare, queste cose qui, lì i prodotti costano un po' meno. Ora non ti parlo di prodotti italiani, perché quelli di sicuro costeranno di più che di qua. Però se uno compra prodotti locali, insomma, spende un po' meno. Ma, insomma, io ti ho detto che per vivere ci vanno più o meno 15.000 euro l'anno per vivere comodamente. E quando parlo comodamente è un po' come, non voglio parlare male dei costaricani, mai mi azzarderò, però loro hanno una loro maniera di vivere, che comprano i prodotti loro, proprio locali, e non mangiano quello che mangiamo noi, per esempio, che è un po' più caro perché certe cose sono importate. È difficile che un italiano si mette a mangiare solo costaricano, cioè è molto impossibile. Però ovviamente se uno vuole può spendere anche un po' meno, dipende. Però dai, intorno ai 15.000 va bene, 1.000-1.200 al mese li spendi, non è per persona, cioè una coppietta così che magari c'è un bambino, con 1.000-1.500 euro al mese vivi. Certo, se tante poi robe. Diciamo, se c'hai casa tua poi, meglio ancora. Non c'è da pagare affitti, vuol dire. Tieni in conto che qui il riscaldamento non c'è bisogno.
Non c'è riscaldamento. Condizionatore lo usate o no? Beh, condizionatore qui no, perché qui No. sto in montagna, nella zona centrale, è una temperatura, è l'eterna primavera, diciamo, ecco, è una cosa che è bello che ne parliamo. Sì, parliamo del clima, vai, dici un po' com'è il clima Il lì. clima. Allora, la temperatura qui nella meseta centrale, la chiamano, che è l'altipiano, diciamo la pianura centrale alta, quasi tutta la popolazione del Costa Rica sta qua, sta concentrata qua. Dei 5 milioni e mezzo, almeno 3 e mezzo stanno qua, che è tutta una grande area metropolitana, però non è che sia, è tutta verde, capito? Giardini, cose. Qui la temperatura minimo può arrivare in posti freddi di notte e solamente a dicembre-gennaio a 9-10 gradi, e di giorno in quei posti là più freddi, diciamo a 20-25. Qui dove sto io, che sto a 1300 metri, di notte c'ho circa 17-18 gradi e di giorno 25. Maggio, il maggio italiano Sì, continuo, perfetto. tutto l'anno, è perfetto, Non troppo massimo. caldo, non troppo freddo. Esatto, è una cosa meravigliosa. Di notte, per esempio, a letto non sudi, è proprio Quindi lì la dove sei te bomba. non è neanche umido, Sì umido che è da dire che umido. sudi o Costa che Rica è senti. umido. Ti spiego, Costa Rica, ecco il clima, continuiamo. C'ha la costa atlantica che è molto umida, è un clima, diciamo, tipo equatoriale, che ne so, capito? Molto piovoso, che piove un po' tutto l'anno con brevi periodi che non piove. È tutto verde, bello, insomma, non è che non sia bello, è il tropico proprio esuberante. La zona del Pacifico, ma anche, diciamo, la zona centrale alta, qua dove sto io, piove 6 mesi e fa secco 6 mesi. C'è un'alternanza molto bella. L'essere umano, secondo me, l'alternanza climatica ci vuole, nel senso che ti scandisce un po' i ritmi della vita. Quindi qui piove da maggio a ottobre e fa secco da novembre-aprile. Nel Guanacaste, che è la parte Pacifico Nord del Costa Rica, vicino al mare, è il posto più secco che c'è, perché sta a livello del mare, diciamo, fa caldo, no? Con un'evapotranspirazione di 2200 mm piovono 1000-1200, cioè c'è un deficit annuale di 1000 mm, mettiamo. E per cui d'estate è proprio secco, è come sta nel Mediterraneo, uguale. L'estate mediterranea la trovi in Guanacaste e è bellissimo, non c'è niente da dire, è una bomba Quindi il fa anche Guanacaste. caldo. Fa caldo, però è un caldo col venticello, cioè non è proprio che. Il Pacifico Sud, andando verso il Panama nel Pacifico, è quasi come l'Atlantico, nel senso che è umido, piove moltissimo, come l'Atlantico, sono circa 5.000 mm lì all'anno, l'Atlantico sono anche posti a 10.000 mm, mica scherzi. Quindi piove continuamente, ci ho vissuto lì parecchi anni con un progetto dell'Unione Europea, un posto che si chiama Golfito, vicino a Panama. Lì è così umido, fa più caldo che nella zona atlantica e piove moltissimo. Quindi il calore lo senti un'afa, una cosa tremenda. Però dal punto di vista della natura, è la natura più incontaminata del Costa Rica, una cosa incredibile. Cioè, per vivere c'è un po' un casino, però per andare a visitare, così come turista, è molto bello. La natura, una cosa che c'è un parco naturale, si chiama Parco del Corcovado, nella penisola di Osa, che lì è uno dei parchi con la maggiore diversità biologica del mondo. Incredibile. Chi gli piace più il caldo e il clima di mare, come può essere qua, è più la parte nord del Pacifico, giusto? Esatto, che è Invece bellissimo, non c'è niente da dire, è una bomba proprio. E c'è anche la maggiore concentrazione turistica, Ah, cioè ecco. dall'Europa vanno tutti là, la maggior Per far parte. mare, certo, vanno lì per il Per mare. far il mare, esatto, lì è mare e sole, il turismo lì è mare e sole. Se invece uno non vuole né troppo caldo né troppo freddo, è giusto dove stai te, Esatto, la che poi ci parte sono le centrale. montagne, ci sono i parchi naturali, ci sono i vulcani, cioè Costa Rica è turistica tutta. Cioè, se vuoi vedere la cosa selvaggia ce l'hai, se vuoi vedere il turismo verde ce l'hai, c'hai tutto. Infatti, i maggior introiti del paese vengono dal turismo e anche, vabbè, esportazione anche del banana e del caffè. Ma gli uragani ci sono lì? Sì, ci sono, però sono rari. Ti spiego. Se c'è presente al Centro America, è una specie di serpentone. Sì. Esatto, Costa Rica sta in una curva di questo serpentone messa verso il Pacifico, cioè che sfugge un po' ai Caraibi, capito? Gli uragani nascono tutti di fronte al Venezuela, lì al non so dove, nell'Atlantico, e poi vanno ai Caraibi, e dai Caraibi chi passa sopra vanno verso gli Stati Uniti, Florida, Carolina, e quelli che passano sotto le Antille entrano tutti in Centro America, sfiorandola, diciamo che entrino proprio, non tanto, però la sfiorano e quindi in certi casi entrano. E quindi vanno alle Antille, vanno a Cuba, vanno dopo alla Florida un'altra volta,
o al Golfo del Messico. Allora, in Costa Rica c'è l'influenza indiretta degli uragani che si manifesta con tanta pioggia. E l'uragano diretto che arriva succederà una volta ogni 10 anni, più o meno. Non in tutto il paese, normalmente nella parte atlantica. Parte atlantica, è più facile. Parte atlantica, sì. Quindi dal punto di vista, diciamo, che se uno vuole venire a vivere, insomma, forse la Pacifica o la Centrale è meglio che l'Atlantica da questo punto di vista. Certo. E come sì, paese, sì. Senti, è attento all'ambiente e alla natura, cioè è un paese green. È uno dei più green del mondo. Sì. L'energia è tutta green. Senti te. Ovviamente adesso che con il fenomeno climatico del Niño, che si chiama, che muoverà la siccità, l'energia idroelettrica verrà a mancare un po', quindi dovranno fare la termica e quindi ogni tanto, insomma, deve usare gli idrocarburi per produrre elettricità, però normalmente tutta l'elettricità viene dall'energia del paese, viene dalle dighe idroelettriche. Cavolo. E poi l'energia, invece quella con i pannelli solari, la stanno mettendo sempre di più. Non è ancora così generalizzata, capito? Però è un paese super green. Quelle macchine elettriche non pagano imposte se le importi, stanno promuovendo molto le macchine che vanno a idrogeno, non solo con l'elettricità, cominceranno a mettere gli autobus e i trasporti pubblici a idrogeno pure. No, niente da dire. E senti, i costaricani come sono? Come popolo, come persone? Te come ti sei trovata? Sempre bene? Sì, sono persone generalmente gentili e allegri, proprio allegri, gentili, sono tropicali proprio, capito? Poi, parlare un po' dei costaricensi, sono quelli che mi ospitano qua, eccetera, è un po' imbarazzante, però credo che dopo 51 anni mi sono guadagnato il diritto, è come se fosse alla fine un'autocritica, perché sì, sei più con 51 anni di sta qua magari sono mezzo costaricano pure io. Comunque, sono tipi che sognano cose che a noi ci sembrano strane. Per esempio, per loro sognano vedere la neve. Per loro la neve è una cosa incredibile. La neve e il freddo. Per esempio, con la storia mia dell'uva, come noi, per esempio, abbiamo l'idea nostra del giardino dell'Eden, Adamo e Eva, no? E noi ci immaginiamo tutto bello, ste cose, i frutti, che stai sotto un albero, mangi, così. Il grande sogno per loro, noi per esempio potremmo sognarci di mangiare banana al tropico, che ne so. E loro, il loro sogno è stare sotto una pianta d'uva a mangiare grappoli. È una cosa, per loro l'uva è così esotica, anche per quello forse c'ho 153.000 follower sulle mie reti sociali, perché l'uva li fa impazzire. Poi prendono anche però le cose, a dire la verità, con calma. Sono un po' bonario, cioè sì, non, io, non è che abbiano tutta sta fretta di fare le cose, comunque sono un po' tranquilli. Quando fai gli appuntamenti, insomma, non è che arrivino proprio puntuali. Sono cose che sono tipiche dei tropici in generale. Guarda, non so cose né brutte né belle, so quelle che so, nel senso che tutte queste hanno un'origine culturale d'accordo all'ambiente. Per esempio, noi in Europa, specialmente se vuoi poi verso il nord ancora di più, c'è un inverno freddo in cui i nostri antenati dovevano risparmiare e mettere via per l'inverno. Quindi lavoravano come cani per poter sopravvive, hai capito? Ai tropici non devi fare questo. Ai tropici c'hai tutto, tutto l'anno, te la pigli comoda, la vita è più comoda, è comprensibile. Cioè, sono cose che uno, se ci pensi bene, secondo me non bisogna giudicare dal nostro punto di vista culturale, bisogna cercare di comprendere le cose. E quindi, se tu comprendi queste cose, dici: ma sì, è vero, e quindi capisci meglio anche il posto, lo ami di più, la società, il clima, la natura, tutto. Perché? Perché anche tu ti adatti in qualche maniera e diventi anche più tranquillo, insomma, è bella, che te frega. Sì, certo. Poi, tra l'altro, questa è la ragione perché quasi tutti gli europei che vengono qua vengono per questo motivo. Pensaci bene. C'è qualcuno che verrà pure a investire per quelli maniaci dell'investimento, eccetera. Però la maggior parte della gente vengono qua perché sono rotti le scatole. E vogliono stare in pace. Bravo. E vogliono fare il sogno tropicale. Hai capito? E il sogno tropicale è questo. È vivere così tranquillamente, capito? Gli italiani come li vedono? Bene? Sono visti bene gli italiani? Poi, da quello che ti ho detto pure prima, insomma, ci vanno un gran bene. Ci piano un po' in giro, in maniera simpatica, cioè gli viene da ride a loro. Ci vedono comici, forse, non lo so.
però in una maniera molto gradevole, capito? Cercano sempre di imitare la nostra forma di parlare, in una maniera ovviamente che non c'ha niente a che vedere, però in una maniera simpatica. Quindi siamo simpatici, molto, sì. Dicono che noi urliamo tanto, che gesticoliamo tanto, come tutti, poi in tutto il mondo dicono questo. Noi siamo i pizzaroli che urlano e ridono. E comunque siamo visti bene un po' in tutto il mondo, insomma, Dappertutto il mondo, sì, è vero, dappertutto. sì. Meno male, dai. No, 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 però poi tra l'altro c'è anche la coscienza del fatto che loro sanno che l'Italia non è solo pizza, solo amore, cioè l'Italia è anche Dante Alighieri, l'Italia è anche Leonardo da Vinci, anche i pittori, tutto, il cinema, è tutto. Quindi senz'altro non abbiamo problemi, perché poi siamo una parte importante della popolazione, sono un sacco di costaricani che sono orgogliosi di essere discendenti degli italiani. E organizzano, tu vedi un sacco di reti sociali celebrando il fatto di essere italiani. Questo è importante. Sono fieri, ecco, bene. Ieri sono fieri di essere origine italiana. Quindi questo a me piace. Che altro ti posso dire? La religione Religione com'è? Sono è cattolica predominante. cattolici. La maggior parte sono cattolici. Insomma, sono abbastanza uguali a noi. Sono di origine latina pure loro. Che ne so, a volte quando bevono qualche goccetto in più, fanno ancora il grido indigeno della horta, dei popoli originari. Non hai mai sentito quando sui film dei cowboy che ci sono gli indiani che fanno quei gridi fini fini, capito? Acutissimi. E quelli li fanno, quello è proprio un ricordo ancestrale, capito? Quella è una cosa curiosa, diciamo, che fanno sti gridi così che rappresenta anche il grido d'allegria, ma anche di sfida, per esempio. Se a volte sono quelli, sai, gli embriaconi di campagna, capito? Quelli così proprio che vanno solo la domenica, che lavorano come cani tutta la settimana, vanno a beversi le birre oppure il guaro, che è una specie locale di canna. E beh, magari poi alzano il gomito, capito? Fanno sto gridolino, ma è come di sfida, è come dire dei galletti, capito? Sai? Quindi se c'è un altro che magari anche lui sta un po' su dei giri e risponde al grido, è finita. E lì c'è la rissa. Però rappresenta anche allegria, per esempio, quando stanno a fare feste popolari oppure manifestazioni di giubilo, eccetera, fanno sto gridolino pure, il grido indio. Ti volevo chiedere ora, per quanto riguarda il fare amicizia, no? È facile, lì si fa amicizia bene, cioè come ci si conosce? Magari qua siamo abituati ad andare in Beh, piazza, al bar, lì come si socializza, diciamo? qui la storia del bar non esiste. Qui il bar è un'altra cosa. Il bar qui è una roba notturna, è più un posto per andare a bere il bar. Di giorno non funzionano queste cose. Però diciamo il posto che tu vai al bar, ti incontri con gli amici, magari ti fai anche un drink, non c'è. Questo tipo di bar come da noi non c'è. La gente più che altro qui esce la sera. C'è anche una spiegazione, è che il giorno è corto. Il giorno tropicale è uguale tutto l'anno praticamente, no? Da noi d'estate è lungo il giorno e quindi non è che aspettiamo a mezzanotte per andare al bar. Qui non c'è questa abitudine. Il bar come in Italia non c'è, che tra l'altro è un'abitudine, se guardi bene, anche un po' americana, perché anche negli Stati Uniti il bar come da noi non c'è. No, e come si conosce allora la gente lì? La gente si Va a conosce. ballare, non so, che fa? A ballare, ecco, il Ballare. ballare era molto diffuso, adesso meno, la gente non va più quasi a ballare. Non so in Italia com'è, però è una cosa che va diminuendo la passione Sì, per il bar. diminuendo, sì. Però sì, la gente si conosce a ballare, al mare si conoscono quando vanno in ferie, si conoscono quando vanno al cinema, si conoscono sì, attività, oppure ci sono i mall in cui ci sono ristoranti, ci sono giochi, cose, eccetera. Quindi la gente va lì e attacca bottone, parla, chiacchiera, capito? Cioè, ci sono tante maniere. In realtà c'è molta comunicazione. Tutto il pianeta tende a che l'uomo si sta comunicando sempre meno socialmente, stanno tutti prigionieri dentro i computer. Però qui è ancora abbastanza aperta la cosa, anche se anche qui il processo è uguale come il resto del mondo. La gente tende a isolarsi, cioè purtroppo. Comunque, se può chiacchierare abbastanza, la gente di campagna e la gente, diciamo, con abitudini un po' più vecchie, saluta per strada anche a chi non conosce.
Invece la gioventù un po' meno, non te se filano. È cambiata un po' sta cosa. Però io mi ricordo in Italia ci si salutava tutti per strada. Buongiorno, buongiorno. Ora, insomma, magari anni Un po' fa meno forse, un po' sì. di Insomma, più, ora un pochino meno. Sai, dipende da paese comunque. a paese, magari. Esatto. Comunque qui diciamo il costaricense è una costaricense si dice qua, in italiano costaricano. Sì, costaricense si dice, loro ci tengono, Sì, senti. ci tengono. Quindi quella è una raccomandazione che faccio. Ecco. Quando viene qualcuno qua non deve dire costaricani, ma è meglio dire costaricensi. A loro gli piace di più, sì. Comunque è un paese allegro dove si attacca un bottone abbastanza facile. Il cibo lì si mangia bene, com'è? Il cibo è buono, c'hanno le loro Buono. ricette locali, sì, che non so poi così tanto elaborate, però sono ricette curiose, tropicali, buone, insomma. C'è un piatto che si chiama la olla da carne, che significa semplicemente la pentola da carne, che mettono tutte dei tuberi, verdure, pezzi di carne a bollì, è come una specie di stracotto, capito? È come se fosse una specie di minestra densa di carne, molto buona, buonissima, è una bomba, ma è buona. Mangiano molte verdure, hanno tutti l'abitudine, questa è una curiosità, di fare tutte a pezzettini piccoli, tutte le verdure vanno a pezzettini, lo chiamano picadillo, è il tipico piatto del costaricano che si usa di contorno e usano un sacco di verdure di tutti i tipi, sono verdure strane, pure buone, ottimo, ci sono cose che non mangiano, diciamo che noi mangiamo, loro no, l'eredità che gli hanno lasciato gli antichi italiani ai costaricani è la pasta. Infatti, nei piatti tipici dei costaricani c'è la pasta, però fatta in un'altra maniera. Sì, fatta non mi piace. No. Però è la loro maniera, diciamo, vabbè, anche se sono spaghetti, li chiamano macarrones. Macarrones. Questa è la parola che gli danno alla pasta. Macarrone è un nome generico per dire pasta. Ok. Capito? Allora, macarrone sono una specie di bucatini più che altro, ma possono anche essere spaghetti. Sono stracotti, cioè proprio cotti, niente al dente. Stracotti che si usano come un ingrediente, come una specie di contorno, però non si usano mai come piatto principale. C'è un piatto, per esempio, che c'è un po' di tutto che lo chiamano casado. Casado che vuol dire sposato, sposalizio tra diversi tipi di cibo. Il casado c'è un uovo fritto, c'è un pezzo di carne, c'è un po' di insalata, c'è un po' di macarrones, o a volte li chiamano fideos. Però il fideo è più per fare la minestra. E così, capito? C'è un platano che è una specie di banana, di quelle banane da frigge, platano fritto, capito? Con delle patate, dipende, insomma, carne, è il picadillo famoso. Quindi sono mucchietti del sacco di robe nel piatto che tutto l'insieme, insomma, è gradevole. Poi il tipico piatto tipico, come da noi la pasta, diciamo, è il gallo pinto. Che significa tradotto letteralmente gallo dipinto, gallo pitturato. Però in realtà è fagioli neri tropicali e riso, ma non è il riso nostro, è un riso diverso. Senti, ti volevo chiedere, visto che si è parlato ora che si vive bene, insomma, e tutto, se il Costa Rica è un paese sicuro, perché, sai, tanti paesi latini o nel Centro America, Sud America, non sono molto sicuri come sicurezza. Quindi uno che va a vivere all'estero se lo chiede sta cosa, no? Lì com'è, insomma, si può vivere tranquilli? È sicuro come paese? La sicurezza bisogna saperla vedere secondo i posti e i momenti. Allora, senz'altro è il più sicuro del Centro America, insieme al Panama. Però sia il Panama che qua, ovviamente ci sono dei posti, dei quartieri particolari dove è più pericoloso e altri dove è meno pericoloso. Sta peggiorando, diciamo, voglio essere sincero, sta peggiorando però non in una maniera così, diciamo, esponenziale. E la bellezza è che quelli che fanno le leggi, la Camera dei Deputati, sono coscienti di questo fatto e stanno applicando, stanno legislando. Tanto per aumentare il budget della polizia, perché ricorda che il Costa Rica non c'ha esercito, è un paese senza esercito, ha solamente polizia di vari tipi, c'è la polizia normale del potere esecutivo e c'è la polizia invece del potere giudiziale che è quella investigativa. E quindi polizia ce n'è, però insomma sono poche risorse, quindi tocca un po' aumentare un po' gli stipendi, perché quello è fondamentale, perché significa che questi poliziotti li tiri fuori da eventuali corruzioni. Secondo me a partire da, non da quest'anno, ma dal prossimo anno le cose miglioreranno molto. Però che stia male non è che sta male, sta
molto bene rispetto agli altri paesi. Ovviamente tutto il mondo è paese e devi stare attento, cioè non puoi andare per strada come un tonto, ma questo è in nessuna parte del mondo probabilmente. Uno deve stare sempre, come dice Roma, un po' in campana, perché i Sempre attento. borsaioli ci sono in tutto il mondo, per esempio. Poi non bisogna dimenticare che in America c'è tutta questa storia della droga in tutta America, per cui essendo tutta Centro America un posto di transito, è inevitabile che ci siano anche trafficanti, i piccoli trafficanti che lottano per avere i quartieri, questo è mio, quello è tuo, e a volte si sparano anche tra di loro. Però non è che sia così grave, capito? Però insomma, andare un po' con attenzione, ci sono certi quartieri da evitare e queste cose uno quando arriva in un paese le chiede. Se tu stai in una città, bisogna sempre capire che la città è quello che è. C'è anche il matto per strada a un certo punto. In Europa ci sono gli attacchi dei terroristi. Tutto il mondo è paese, bisogna stare attenti sempre. Però è il paese più sicuro centroamericano. Perché ricordati che c'è il turismo che loro devono difendere. E se no il turismo finisce, questi perdono la gallina dalle uova d'oro. E senti, invece la sanità com'è lì? È pubblica, privata, di qualità? C'è tutto, c'è pubblica e privata. La pubblica è la migliore centroamerica. Purtroppo la gente aumenta, gli abitanti sono sempre di più e le liste d'attesa, come in Italia, aumentano. Io lo so che in Italia c'è un casino con le liste d'attesa e anche qua è così, però diciamo la sanità pubblica qui è, se non ci fosse le liste, direi perfetta, è molto buona. I medici sono bravi, tutto bene, tutto a posto. E addirittura anche le medicine care, quelle tipo per i cancri, per le cose, eccetera, le danno. La privata è ottima, anche quella, ci sono anche ospedali privati e c'è il turismo sanitario qua, in cui arrivano gli americani, i vecchi americani, a farsi i denti, o a farsi belli, a farsi le plastiche, le cose. Americani, sai? Anche Sì, anche europei, insomma, arrivano a europei. farsi operare, si operano un po', diventano un po' giovani per 4-5 anni. Quindi c'è turismo medico sui posti privati, però ci sono anche i medici privati che tu vuoi, vai da loro. Se per esempio non gliela fai, c'è una roba urgente che non sai come fa e la fila è troppo lunga e niente, vai da loro, che devi fare? Come si fa Però qui? è un'alternativa che esiste che non è carissima. Quello che voglio dire. Perché negli Stati Uniti la medicina privata è solo per i ricchi e quella pubblica quasi non c'è negli Stati Uniti. Invece Costa Rica, da questo punto di vista, è un miracolo. Cioè tu vai dal medico privato, quanto ti costa la visita? Beh, ti costa diciamo tra i 70 e i 100 dollari, però la prima visita, dopo che ti devi dare l'altra volta, già non te richiede più perché continua a vederti, eccetera. Se dopo poi c'è da fare proprio la cosa, devi operare, vabbè, quello. Allora, per esempio, quando io mi sono operato, mi sono tolto tutte le vene varicose delle gambe. Vabbè, allora, vecchiaia così. E mi è costato 2000 dollari. Se ci pensi bene, è una stupidaggine. Da un privato, Da privato. ospedale privato, Se solo da un vengono privato. lì a fare il turismo sanitario, vuol dire che costerà meno, no? Rispetto a altri paesi dell'Europa o l'America. Esatto, Se no, così è. uno va col pubblico. Se non può spendere, fa la pubblica come si fa qui in Italia. Si mette in lista. Esatto, tenete in lista e vai. Però se c'è una roba urgente, almeno c'hai un settore di medicina privata che è ottima e non è così Chiaro. cara. Poi ci sono anche assicurazioni private che uno si può fare, che paghi con calma, capito? È come avere debito, diciamo. E quindi a quel punto lì il dottore privato ti fa il lavoro uguale e gli paga l'assicurazione. E tu paghi l'assicurazione con più calma. Ci sono vari meccanismi. Addirittura c'hanno, gli ospedali hanno fatto l'hotel attaccato. Escono dalla camera e vanno a. Ma qui è il grande successo in Costa Rica sono i dentisti. Una cosa incredibile. Qui dall'Europa vengono tutto il mondo a farsi i denti. Una cosa incredibile. Ma adesso ti dico, per esempio, io tutti i denti, che insomma tutti i denti, ma non è la dentiera che la metti nella tazza di notte. Sono denti, capito? Sì. Poco. Tutti i denti, 8.000 dollari ho speso. È pochissimo. Perché una roba così tu negli Stati Uniti paghi 50-60 mila dollari almeno, Eh sì, insomma, anche in capito? Italia, dai. Senti, dopo tutte queste cose che insomma ci hai detto, che sembra insomma un paese quasi perfetto, perché hai parlato bene praticamente quasi di tutto, ricapitolando un po', ti volevo chiedere quali erano i pro e i contro del Costa Rica, quindi gli aspetti positivi e negativi, se ci sono a questo punto, perché sembrerebbe un paese perfetto dove vivere. Te ne dico
i principali, pochi, diciamo. I pro, diciamo, l'educazione, la democrazia, la politica green e la sanità. Quindi, che fanno un paese ottimo da questo punto di vista. Quindi, anche per esempio, se uno vuole portare i figli e l'educazione, è molto buona, veramente. Ah, no, no, c'è niente da dire. Sì, lo consigli te alle famiglie, coi figli, eh? Ah, sì, alle famiglie sì, lo consiglio veramente. Per la gioventù, la vita, tutto, tutto perfetto, va benissimo. Ci sono scuole pubbliche e scuole private, tutte e due vanno bene. Il livello buonissimo, qui sono le università, ottime, famose, conosciute, sul serio. Sì, lavorano bene, c'è molta investigazione. Allora, i contro, l'abitudine tropicale, quello che ti avevo detto. Un po' di indolenza, un po' di impuntualità, le piogge torrenziali, a volte ci so. Poi c'è chi può dare fastidio la pioggia e chi no. A me non è che mi dia fastidio. Cioè, chiaro che se piove tutto l'anno, no. Quella è un'altra storia, no, ovviamente. Però può essere, diciamo, negativo per noi mediterranei abituati al secco, capito? E sta storia della pubblica sicurezza, diciamo, la sicurezza che sta un po' diminuì. Quello può essere un aspetto negativo, che però spero che con queste nuove leggi che stanno discutendo possa migliorare e possa avere più finanziamento. Anche se, ripeto, è la migliore del Centro America. Quindi, come vedi, non è un paese perfetto, c'è un po' di punti neri, però i punti neri, diciamo, con un po' di pazienza va tutto bene, insomma. Sì. Molte cose sono per differenza culturale. Probabilmente quello che per noi non va bene, per altri va bene. Bisogna essere un po' aperti su queste cose, un po' democrati. E certo, quando uno va in un altro paese, poi, insomma, si deve un po' adattare, no? Se no, esatto, devi rispettare. Cioè. Chiaro, uno si fa pure rispettare, però devi rispettare pure. Non puoi arrivare in un paese e mandare tutti a quel paese. Cioè, non si può. Non si può. Ma te, dopo tutti questi anni, insomma, che vivi lì, l'Italia ti manca? Ci torneresti in Italia oppure l'Italia manca sempre. L'Italia manca, manca sempre. È inevitabile, manca. È una cosa culturale, capito? Perché, insomma, io sono venuto qui da 25 anni. A 25 anni ormai te sei fatto, non ti cambia più nessuno, cioè sei quello che sei. Quindi io sono italiano e quindi tutte le mie abitudini sono tutte italiane. Però non è che ho quel bisogno di andare continuamente in Italia oppure pensare che mi trasferirò lì, perché poi quando penso, per esempio, me ne vado in Italia e rimango là, e dopo penso, e poi lì che faccio? Ma hai capito? Cioè, allora mi rendo conto che ormai qui ho fatto la mia vita, vado in giro come tutti i pensionati a fare una camminatina col cagnolino per strada. No, cavolo, no, no. Io qui ho i miei esperimenti, mi diverto, è la vita che uno si è fatto, che è tua, perché l'hai fatta tu. È chiaro che mi manca l'Italia, però è bello andarci, ma poi torna qua, senza offesa per nessuno, cioè, non capito? Certo. Vengo a rincontrarmi, è quello che dicevo quando sono partito. E dove vai? E cioè, vado a rincontrarmi, me stesso. E perché tu stai là? Sì che sto là. Infatti, sto qua. Stai là. Bene, grande Virgilio. Con le domande noi abbiamo finito. Se poi, insomma, ne volete sapere di più sul Costa Rica e volete seguire anche un po', insomma, la vita di Virgilio, tutti i suoi esperimenti con le vigne, lui ha un canale YouTube, quindi vi consiglio di seguirlo sul suo canale YouTube. C'ha Instagram, c'ha anche Facebook, vero Virgilio? E Facebook, anzi, c'ho 153.000 che mi seguono. Quindi vi consiglio di seguirlo sui suoi social, tanto noi metteremo tutti i suoi contatti in descrizione, poi li avete visti anche passare durante il video, così potete chiedere direttamente a lui, insomma, no? Ti si fa scrivere se qualcuno ti vuol chiedere qualcosa su Costa Rica. Sì, sì, io scrivo, però non sono un esperto del Costa Rica totale. Certo. Se mi domandate cose sull'uva, meglio ancora, però vi potrò ridirigere a gruppi qui in Costa Rica di italiani che sono per questo. Certo, saprai come indirizzare le persone, no? Insomma. Sì, posso indirizzarle. E qui è pieno di gruppi così che fanno gli italiani. Ogni giorno entrano più italiani da fuori che scrivono, che chiedono consigli, perfettamente, non c'è problema. Poi, insomma, come si dice sempre, per quanto riguarda le informazioni su visti, tassazione, aprire un'attività, insomma, noi non siamo agenti dell'immigrazione, quindi in quel caso lì contattate l'ambasciata. Ecco, noi vi diamo informazioni generali, ma ovviamente per i particolari dovete contattare l'ambasciata, che vi lasciamo anche il contatto dell'ambasciata. Costa Rica c'ha l'ambasciata a Roma, poi i consolati non so se ce n'ha Bari, in varie città d'Italia. Sì, penso di sì. E poi niente, okay. Vi ricordo di iscrivervi
iscrivervi al canale per non perdervi tutti i nostri prossimi video in tutte le parti del mondo con i nostri italiani a giro per il mondo, di mettere un bel like a questa intervista con Virgilio. Ciao ciao! E poi insomma, ah no, mettete il like, chiaro, mettetelo perché Like ci vuole, ragazzi. Virgilio è 50 anni che vive là. Basta che voi mettete, se volete cercarmi, mettete Virgilio Vidor su Google e vi è fuori tutto. Sono l'unico al mondo con questo nome, quindi non c'è E poi sì, ecco, una cosa che consigliamo anche noi è di andare a leggervi la sua storia sul sito dell'ambasciata italiana in Costa Rica, giusto Virgilio? Che lì è proprio spiegata nei dettagli, perché è veramente una storia insomma incredibile di una persona che ha fatto anche la storia per noi e per l'Italia, quindi ecco, vi consigliamo di andare a vedere anche questa. Virgilio, grazie, ti ringrazio tanto per essere stato nostro ospite. Ti auguriamo il meglio nelle tue vigne, col tuo laboratorio. Un abbraccio all'Italia. Un saluto al nostro Italian Globetrotter dal Costa Rica. Ciao Virgilio. Ciao.